Ciao a tutte e tutti, eccomi con un video assolutamente non previsto, un video velocissimo che voglio fare semplicemente per mantenere in memoria una piccolissima tecnica che ho utilizzato ieri sera, davvero molto 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 improvvisata, per creare volume ai miei capelli. Allora, premetto che questi capelli hanno diciamo, una forma un pochino strana perché ho avuto la brillante idea di tagliarli da sola ben due volte. Tagliarli non significa una spuntatina davanti oppure che ne so, sotto, dietro, per cercare di renderli un pochino più omogenei. Ho fatto proprio un taglio di quelli esagerati da sola, proprio alla Edward Mani di Forbice. Non lo so, mi è presa una pazzia e a fine novembre, pochi giorni prima del trasloco, praticamente un paio di giorni prima di finire il trasloco e di trasferirmi in questa nuova casa, ho lavato i capelli la sera, era tardissimo, tipo 10 e mezzo, 11 di sera. Mi sono vista con i capelli lunghi, non avevano forma, non avevano più volume. Sono impazzita, ho preso la forbice e veramente ho fatto i danni, li ho tagliati tantissimo. Forse voi lo potete notare perché, come vedete, qui sono molto più corti, mi arrivavano molto molto più giù, stessa cosa dietro. Come vedete, arrivano fin là, mi arrivavano proprio veramente fin sotto le scapole, erano diventati lunghissimi, veramente mi piacevano tanto, però non li reggevo più. Invece di aspettare un pochino di temporeggiare, ho avuto questa pazzia di tagliarli da sola. Non contenta, ho fatto la stessa cosa qualche giorno fa. Ho preso la forbice che spilza, ce l'abbiamo a casa perché di solito Luigi taglio i capelli sia con la forbice normale sia con quella che spilza. Insomma, ho sta vena da parrucchiera pazza, inesperta assolutamente, però mi piace fare queste cose. E quindi ho preso sta forbice che spilza e me li sono alleggeriti ancora di più. Quindi veramente sono corti e sono un po' strani. Se li vedete abbastanza boccolosi e più voluminosi del solito, è perché appunto ieri ho deciso di provare una tecnica che di solito si usa per i capelli lisci, cioè per rendere i capelli lisci ricci. E invece ho voluto provare sui miei capelli ricci, non tanto per renderli ancora più ricci, ma per vedere un po' che effetto faceva, per semplice curiosità. Allora, la tecnica è quella di questi bastoncini, che sicuramente voi conoscete perché veramente ci sono mille video, forse anche abbastanza vecchi, dove ci sono tantissime ragazze che utilizzano questi bastoncini, che sono flessibili. All'interno c'è del fil di ferro, credo, che appunto si modella in base a come voi volete, e ricoperto di questa spugnetta che serve per proteggere il capello. Ce ne sono di varie dimensioni, più sottili, più doppi, più grandi, un pochino più lunghi, un pochino più corti, che servono appunto per rendere il capello riccio, mosso o a ciocche o, non so, a zone della testa, nel senso che potete fare sia boccoli un po' più stretti utilizzando delle ciocche molto molto piccoline, sia invece proprio zone di capelli molto molto grandi per dare movimento, per dare appunto volume, per creare delle onde sui vostri capelli. Sono utilizzate prevalentemente appunto da ragazze che hanno capelli lisci, che vogliono togliersi lo sfizio di avere per qualche volta delle teste ricciolute senza l'uso di piastra, di ferri, quindi senza danneggiare il capello. Però ieri, siccome nonostante io l'abbia tagliato, o forse proprio perché l'ho tagliato, io che non sono esperta, siccome ho visto che insomma, asciugati questi capelli erano un pochino flosci, un pochino giù di tono. Secondo me dipende anche dal fatto, apro una piccola parentesi, che sto utilizzando al posto dei balsami per i capelli delle maschere. Cioè, io ho la maschera Noa, quella che ravviva il colore, che è abbastanza potente e la uso a mo' di balsamo, quindi forse ha una formulazione abbastanza ricca che tende ad appesantirmi il capello, anche se in realtà sono molto molto morbidi. Ora forse voi non potete notare, cioè non sono per niente crespi, sono veramente morbidissimi, soffici. Sono dei capelli veramente, forse è il periodo che li ho più morbidi di tutta la mia vita, però forse questa morbidezza eccessiva tende a farli afflosciare un po'. Quindi ho detto quasi quasi provo a usare questi marchingegni. Era sera, stavo a casa e che cosa ho fatto? Ho asciugato i capelli come al solito. Prima, un'ultima parentesi, giuro, ho cambiato colore, ho scurito un pochino la mia base, non so se si nota.
Non so se potete notare, perché praticamente avevo una ricrescita molto molto accentuata e l'henné purtroppo più di tanto non copre i capelli colorati, cioè i capelli scuri, copre più che altro i capelli chiari. Io ho dei capelli bianchi soprattutto a zone, quindi comunque l'henné mi è comodo perché si fissa molto forte, però poi la ricrescita a un certo punto, se non rifai un colore, non dico chimico, però un vero e proprio colore permanente, si nota. Yuki! Dentro e fuori oggi è una cosa incredibile. Yuki, stai un po' calmina, amore? E quindi ho deciso, ho visto vari video su varie tinte, tra cui appunto la Biocap e altre marche che adesso non ricordo. Io qua in giro non l'ho trovata nella mia città, ne ho preso lo stesso Storactus che mi devo fare ricrescita urgentemente per forza perché non la sopportavo più, quindi sono andata in farmacia. L'unica tinta che ho trovato un pochino più naturale, comunque con ingredienti non proprio pessimi, è la Sano Tint, questa qui light. Ho preso il numero 78 che è Mogano, quindi è un castano rosso che tende molto più al prugna rispetto al rame, è senza parabeni, senza fenilediamine e senza questo ingrediente che non so che è, però ho visto comunque che ci stanno i PEG, ci sta l'EDTA addirittura, però insomma a metà dell'INCI. Diciamo, è stata una scelta veramente tampone, una scelta lampo che ho fatto così perché volevo assolutamente cambiare questa base del mio capello. Non volevo andare a prendere Garnier, L'Oreal, queste marche qua, quindi mi sono buttata sulla Sano Tint e ho scelto questa linea light che rispetto all'altra linea aveva meno ingredienti aggressivi all'interno. Non è comunque una tinta eco bio, quindi sinceramente non ve la consiglio, anche se il colore mi piace molto. La prossima volta sicuramente sceglierò in maniera un po' più tranquilla qualcosa di più adatto ai miei gusti, al mio stile di vita. Comunque, quindi ho fatto la tinta, ho asciugato i capelli, non si potevano guardare, stavano tutti mosci, così tristissimi. Allora, ho preso questi aggeggini e ho deciso di utilizzarli su tutta la testa. Non sono solo tre, sono mi pare 6 o 7. Costano pochissimo, all'interno della confezione ce ne sono tanti, si trovano ovunque dai cinesi, soprattutto in questi negozi che hanno appunto tutto a 1 euro, sono veramente facilmente reperibili e ripeto ci sono di varie spessore e di varie grandezze. Allora, che cosa ho fatto? Io ho preso delle ciocche abbastanza grandi, ho asciugato i miei capelli ricci, quindi non li ho lisciati, li ho asciugati ricci e ho messo la lozione Ricci Definitive Officina Toscana. Li ho lasciati morbidi ricci, non li ho pettinati, non li ho allisciati, non ci ho fatto assolutamente niente, li ho semplicemente arrotolati. Avrete visto mille tutorial, mi sto sentendo una scema a fare questa cosa, però per farvi vedere più o meno. Si tira, si tira, si tira, si tira, si gira. Sicuramente voi siete molto più bravi di me a fare questa cosa. In questo modo si tira ben ben bene forte e poi si girano le estremità. E in realtà adesso ho fatto il video, quindi naturalmente non si regge, vi metterò una foto in cui si reggeva perché ho fatto pure una foto. La foto però l'ho fatta stamattina perché ne ho rimesse un paio e praticamente ricoprite la testa con tutti questi aggeggini. Potete ruotarli sia verso il dietro sia in avanti in base a come voi volete che prenda forma la vostra piega. Io naturalmente ho usato un po' tutti i versi per non creare tipo il parruccone e mi sono vista un bel film ieri sera al PC con Luigi e poi sono andata a dormire con questi aggeggi in testa. Infatti Luigi ancora mi prende in giro con dei bigodini, dice, la casalinga con i bigodini, e però ho tolto quelli sotto perché comunque anche se sono morbidi fanno uno spessore, quindi è scomodo poggiare la testa sul cuscino con sta roba. Ho lasciato soltanto quelli sopra, sono andata a dormire, non ho messo spray fissante, non ho messo lacca, non ho messo niente, però voi potete tranquillamente aggiungerlo come procedimento, come step, diciamo, come posso dire, per aiutare ancora di più la presa sui capelli. E stamattina ho sciolto quei pochi che rimanevano e praticamente mi è venuta pettinata fighissima anni 40 con questi boccoli che ho spettinato in questo modo e ho un po' aggiustato così. E
Come vedete c'è molto volume, quindi anche per i capelli ricci che hanno necessità di un volume. Contate che sono andata anche in palestra, ci ho lavorato, ci ho studiato, cioè ho fatto lezioni, ho studiato un pochino, però devo dire che rispetto a tutte le altre volte c'è molto molto più volume. Quindi secondo me è una tecnica molto efficace per chi ha soprattutto i capelli mossi o addirittura ricci, che vuole mantenere il riccio, però vuole creare un po' più di movimento e un po' più di volume in maniera naturale, senza utilizzare ferri, senza utilizzare troppi prodotti aggressivi, senza addirittura cotonare i capelli, perché so che ci sono anche altre ragazze che cotonano i capelli, però si rovinano tantissimo. Invece in questo modo, senza ferri, senza stressare il capello più di tanto e con un paio di risate, diciamo che secondo me è una tecnica molto molto carina. Fatemi sapere se la conoscete, se conoscete questi aggeggini, ma sono sicura che li conoscete, quindi avrò fatto la scoperta dell'acqua calda. Però fatemi sapere se anche voi ricci l'avete mai utilizzato. Secondo me è un ottimo metodo semplice per dare un po' volume ai capelli. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video e spero vi sia stato un minimo utile. Un bacio, a presto!